Gli operatori sono in attesa, per quanto riguarda le isole minori, di due documenti in corso di pubblicazione. Il primo è un documento che dovrà essere emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, è un decreto ministeriale di cui si ha già una bozza, e il secondo invece è un documento che verrà emesso immediatamente dopo, comunque subito dopo, dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. Questi due documenti dovranno essere necessariamente collegati tra di loro, perché hanno lo scopo, entrambi, anche se con modalità diverse, di incentivare l'uso delle energie rinnovabili sulle isole minori e di sostenere un'efficienza sia economica che ambientale dei costi per l'approvvigionamento elettrico in queste isole. Da un punto di vista tecnico dovremmo essere ormai agli sgoccioli, quindi si aspetta a breve l'emissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del decreto ministeriale che è propedeutico al documento dell'autorità. I due documenti saranno comunque coordinati tra di loro, così come ci ha confermato ieri il dottor Bortoni dell'autorità, in quanto l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà comunque redigere e inviare un parere preventivo al Ministero dello Sviluppo Economico, che sarà consultato dal Ministero prima dell'emissione del decreto stesso. I due documenti sono leggermente diversi, anche se hanno uno scopo comune, nel senso che il decreto ministeriale indica quali sono gli incentivi per le fonti rinnovabili sulle isole minori, mentre il documento dell'autorità ha uno scopo diverso, cioè lo scopo di efficientare da un punto di vista di costi la materia dell'approvvigionamento elettrico sulle isole minori. Quindi un documento farà in modo che sulle isole minori avremo più energia da fonti rinnovabili, l'altro documento, il decreto ministeriale, farà in modo che comunque l'approvvigionamento elettrico sulle isole minori, anche derivante da fonte fossile, sia in ogni caso efficiente da un punto di vista economico.